Beh, insomma, economico il veggio di oggi. Probabilmente a mani basse l'Uber più costoso che abbia mai preso, però per una giusta causa. Ma a parte questo, oggi andremo a fare una roba veramente, veramente figa. E in tutto questo ci sta un trasloco da continuare perché siamo tornati a Milano. Lo zainetto per oggi è già pronto, ma siamo veramente tanticissimi. Let's go. Ecco chi si arricchirà oggi. Beh, insomma, ci trattiamo bene. E oggi mi sono portato anche il Broscock, che non poteva perdersi minimamente questa esperienza. Non andare a sparare qui. Non lo so ancora. Eh sì, spoiler, stiamo andando a Brescia perché l'evento di oggi si svolgerà all'interno di una discoteca chiusa solo adibita per questo evento. Quest'oggi per fortuna il signor Ettore aveva proprio voglia di andare a Brescia a farsi un giretto. Assolutamente. E comunque alla fine siamo passati da Sasha Skin Bagnino Fuerte a Sasha Artica a Milano. È la base, sempre con stile e preso bene tutti i giorni. Credo che siamo arrivati. Sembra una prigione, una discoteca. Meglio! Wow, ma sembra di stare tipo in un posto abbandonato. Stavo proprio entrando, hanno affittato tutta la discoteca. Ma cos'è sta roba? Un tripode della guerra dei mondi. Cioè è veramente un close quarter combat. La gente si può nascondere ovunque. Mi hanno detto che si gioca a zone dentro la discoteca e poi ci sarà anche la parte fuori. E cosa più bella, a fianco a questa discoteca ci sta un vero aeroporto militare, quindi ogni tanto passano veramente degli aerei o dei caccia che rendono ancora di più l'esperienza pazzesca. Beh raga, ma combattere, capito che correremo tipo in pop così? Ci sta anche il piano di sopra. Da qua puoi fare così ai nemici perché te la so beccare. O forse il laser, sì, ti becca lo stesso. Raga, silenzio di tomba non si può utilizzare. Ti sentono subito. Ci sono i cocktail assi della gente che si è ubriacata il sabato sera. Cioè io mi sto immaginando davvero gente che sta dietro le colonne a pararsi, che inizia a spararsi con altra gente di là, bellissimo. Cazzo c'è una baguette? Ma hai lanciato una baguette? Oddio ragazzi, sono casatissimo. Adesso capirete il motivo per il quale siamo qua. Pro War è la prima piattaforma cross reality che unisce tutte le dimensioni del gaming. Giochi come Call of Duty saranno disponibili nella vita reale e tutti gli NFT saranno utilizzabili in tutte le dimensioni, quindi real life gaming, videogames e mixed reality. La nostra tecnologia IoT è all'avanguardia e ci ha permesso di replicare Call of Duty nella nostra dimensione. Ma come funziona? La veste gestisce i punti vita. Il sistema centrale permette un'interazione in real time. Ciò vuol dire che potete aumentare la vita dei giocatori, mandare un loadout con armi più forti e donare power-ups come UAV, bombardamenti e juggernaut. Ma tranquilli, le armi sono totalmente innocue. Sono armi da software modificate, costruite custom da zero e sparano solo laser. Durante live streaming potrete sostenere il vostro clan, ed esattamente come su Twitch potrete interagire in real time aiutando i vostri alleati e vincere tutti insieme il monte premi. Per partecipare agli eventi basta ottenere punti tramite la piattaforma. L'utilizzo della blockchain è essenziale per far sì che tutto sia completamente decentralizzato ed il merito abbia la meglio. Per far punti potete mettere i token in stake, essere attivi tramite il social mining o connettere gli account di giochi presenti in là, come Warzone e giocando Threat Row Token. La rivoluzione è iniziata. Siete pronti a combattere? Il gateway è aperto. Che la vibrazione, adesso vi faccio vedere proprio cosa lo rende ancora più realistico. Ok. Non lo senti nella testa? No, quando viene colpito non solo luci e vibrazione, ma è anche tipo il tesmed degli addominali che ti fanno vibrare il braccio, sì, te lo fanno stancare, qui, come se fossi colpito. La potenza puoi alzare e abbassarlo. Cioè ma puoi che figata. Anche a 30 ti senti perdere il braccio. Quindi quando ti colpiscono senti il braccio rigido e lo tiri giù in automatico. Quando vibra che sei morto senti come delle pulsazioni, dopo che ti senti tutto il braccio vibrare e senti... Che figo, quindi è super realistico. Sì, super realistico. Ha vibrato, oh mio Dio! Dio, che scatto è? Nella prima partita non giocherò perché appunto fa parte del torneo, ma ce la possiamo godere da sopra anche per vedere come giocano e come funziona questa tecnologia. Come vedete non sparano i pallini, si sente solo il rumore per renderlo più realistico possibile. Ah, intanto la stanno rianimando, uno dei due compagni era esploso, l'altro colpito là in fondo. Dietro... Tra l'altro il ragazzo là ha copertura dal ragazzo qua sotto. Vabbè. Hanno preso il piano di sopra. Cerco di non farmi vedere e di seguirlo. Eccoli qua i vincitori.
Com'è andata? Ti vedevo che strascinavi per terra. Posta. Ti vedo bello provato. Quanto si avvicina alla simulazione di vera di guerra? Manca un po' di rinculo? È tempo di accessorarci e vestirci e ora eccoli qua. Il test med per sentire realmente quando vieni colpito. Poi. Ole. No shooting now. Si entra in guerra. Quella che si può fare. Niente raga, sono diventato fino a Tesla veramente. Una, due, tre e la GoPro sull'arma che mi inquadra in faccia. Mamma mia, che se spacco anche durante la partita, questo video è leggendario. Questa giornata è leggendaria. Okay, soldier. Now it's up to you. Yeah. Vado. Ma finché non entra, no? Ok, qua che si entrano qua sotto. Ok. Ok. La polizia deve entrare, noi siamo i terroristi, quindi dobbiamo aspettare che la polizia entri e poi inizia il conflitto a fuoco, anzi a laser. Ehi, coprimi lì. Coprimi con l'uscita. Visto? Uno basso. Ma dove sta, bro? Sì, è nell'angolo giù. Non mi sa che non lo puoi prendere tu. Coprimi, copri la porta. Chiamateli. Chiamali, Sasha, dove sono? Sono alla porta là in fondo. Là ci sono gli specchi del copro. Hai visto? Solo che da qua non riesco a colpirlo. Sotto, uno. Sì, ma però l'ho preso in pieno, non si accende. Mi piace come mi dico. È ribassata! Finestre! Preso, headshot. Preso. Ora li devo tenere sotto controllo. Presa. Ah, chi è che mi ha preso? Aspetta. Chi mi ha colpito che mi ha sparato nessuno? Sono qua nascosto. Ok, che mi hanno sparato di là, ma non si sente niente. Copri dietro di me, copriti come scudo umano. Io adesso sono ancora morto, quindi non posso sparare. Com'è? Ok, va. Grande. Ti do una mano adesso. Comunque non so come manco di, non c'è nessuno giù. Se non quello che ho ucciso io prima. Ci sono! Tiro da due kill. Not bad. Andiamo, recuperiamo. Yu, coprimi la porta là, raga, coprite la porta. Andiamo, bro. Dove vuoi andare? Andiamo insieme, Yu. Medico! Presa! Presi! Preso! L'ho preso.
Piuttosto, per favore. E siamo rimasti in uno. Siete uno contro uno. Preso! Good game, gran bella partita però, sincero ragazzi. Una cardio palma. Prima partita finita, ora giocheranno la finale perché purtroppo il team ha perso. Siamo rimasti 1v1, Yuri contro un ragazzo dell'altra squadra. Aska, sei stato fortissimo. Io ti ringrazio, non è andata. Allora, più bravo come assalto che come medico. Assolutamente. Yuri! Ho bisogno! I morti che urlano. Come prima partita non è iniziata male, perché ho fatto 2 kill. Poi sono morto 2 volte di fila da uno. Camperato nascosto chissà dove. Diciamo che l'ultima uccisione non me la meritavo. Sarebbe cambiata completamente la partita. Però è andata così. Però ci giochiamo la seconda partita dopo la finale col Clardes. Sì, è quello! Cazzo! Underbrother!